ringrazio gli amici che hanno partecipato, tutti voi e i relatori che hanno accettato di venire a presentare il libro di padre Francesco Occhetta. Ma perché mai come in questo momento assume una grandissima attualità? E in questo contesto avevamo pensato, come gruppo di Padova della Fondazione Centenarius, noi ci siamo costituiti da pochissimo, non dimentichiamo che però 25 anni fa la Fondazione Centesimus, quando ha mosso i primi passi, ha trovato in Padova delle persone che sono stati i fondatori della stessa, e quindi sarebbe stato una cosa non carina, non simpatica fare in modo che iniziasse una presenza all'interno del territorio padovano. Ringrazio anche nell'occasione Paola Giuliani che cura il gruppo di Treviso, e speriamo un po' alla volta, con un po' di impegno, di farlo diventare una realtà nel Veneto significativa. Grazie, vi porto i saluti della presidentessa, la professoressa Tarantola. La fondazione, come ha spiegato molto bene Maurizio, è attualmente impegnata su più fronti. Sapete che la fondazione, e chi di voi ne è membro simpatizzante, si occupa di dottrina sociale della Chiesa, in particolare di creare una specie di laboratorio del pensiero che possa servire di ausilio e di proposta su tutto un ventaglio di tematiche che sono economiche e sociali e che riguardano la situazione attuale della società. Oggi si tratta di capire su quali temi scommettere e che testimonianza dare, selezionando persone, volti, competenze, metodi e anche nuovi modelli formativi. E siamo qui per questo, il libro è stato un po' scritto per questo, non tanto per dire le cose che non funzionano, ma per dire le cose che possono funzionare meglio e come investirle. La società non esiste, esistono solo gli individui, e l'economia ne ha cambiato l'anima, questo diceva la Thatcher. Citando Maritain, invece, padre Occhetta ricorda che la persona è costitutivamente relazione, non basta a se stessa, e può essere tale, cioè in quanto persona, solo in un contesto sociale. Una delle grandi riforme è la riforma dell'io, la riforma delle persone che vivono la politica, la fanno, la compiono e sono come un po' gli arcieri di Aristotele che devono scagliare la loro freccia. E al di là di questa riforma, che è la principale, quindi riformare le persone che devono riformare le istituzioni, ci sono tanti temi che io sviluppo nel libro, quindi la riforma della RAI, la riforma di come gestire l'immigrazione, quindi sui modelli di integrazione, la riforma del terzo settore, parlo della riforma dell'età adulta, che è soprattutto quella della longevità, perché noi siamo il paese più anziano al mondo con il Giappone, parlo della riforma del lavoro, parlo della riforma della giustizia, insomma tutte quelle riforme che per il mondo cattolico sono fondamentali per mettere al centro la persona e dire l'umano in quanto umano, ma noi lo dobbiamo fare con competenza, non solo rilanciando principi. Così un'osservazione al bellissimo libro di padre Francesco Occhetta. Quando parla dei partiti, non sono minimamente degni di questo nome, sono una realtà che difficilmente concede un dialogo del tipo di quello che tu auspichi. Allora questo è il passaggio che con sano realismo padre Occhetta dice: oggi non è all'ordine del giorno, cominciamo a costituire un'area, un bacino, un confronto, sapendo che poi dialogheranno con tutte anche le forze politiche, e io sono convinto che poi, se questa cosa funziona bene, ma si ritrova anche un'unità politica alla fine, ma è evidente, è superficiale dire che qui c'è una contrapposizione. L'unità prepolitica, politica, anche con la presenza in partiti diversi, ma poi per forza, se autentica, porterà a ritrovarsi anche eventualmente in un unico partito. È da 10 anni che a Civita Cattolica abbiamo una scuola di politica in cui sono passati quasi 1000 ragazzi, e ogni mese noi ci raduniamo circa 40 persone, giovani sostanzialmente, dove leggiamo spiritualmente i nostri lavori. E questa esperienza di persone, di comunità, di amici, di competenze, vorrebbe diventare un libro che abbiamo in programma l'anno prossimo.